Buonasera, chiusura del traffico sull'autostrada A1 Milano-Napoli dalle 7.30 di questa mattina tra il bivio per la Complanare di Piacenza e Fidenza in direzione di Bologna per un tamponamento tra un camion ed un pullman avvenuto all'altezza del chilometro 79, quanto segnala in una nota Autostrade per l'Italia, secondo cui si sono registrati 20 feriti in modo lieve tra i passeggeri del pullman, ad eccezione di una persona soccorsa invece in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, il 118 opera con 3 ambulanze, 2 automediche, 2 eliambulanze. All'interno del tratto chiuso il traffico è stato bloccato con code anche di 7 km durante la giornata. Per il tratto chiuso inoltre sono formate code tra Piacenza Nord e il bivio per la Complanare di Piacenza verso Bologna in direzione di Milano, in colonnamento invece di 4 km per curiosi tra Fidenza e Fiorenzuola. E restando purtroppo sul tema degli incidenti stradali, una collisione tra un autocarro e una Vespa avvenuta ieri intorno alle 19.40 su via Tolemaide nel Riminese, deceduto un 44enne residente a Sant'Arcangelo. Per la prima volta nella provincia riminese la Polizia Municipale ha applicato la nuova normativa sull'omicidio stradale, come ci dettaglia proprio la nostra redazione di Rimini. È indagato per omicidio stradale il conducente di un autocarro coinvolto ieri sera verso le 19.40 in un incidente a Rimini sulla via Tolemaide, in cui ha perso la vita un 46enne sant'arcangiolese Gianni Marinelli. L'uomo, che era in sella ad uno scooter, è spirato durante il trasporto all'ospedale Infermi per le conseguenze delle ferite riportate nello scontro. È la prima volta che la nuova normativa viene applicata dalla Polizia Municipale di Rimini. In base al reato sull'omicidio stradale entrato in vigore alla fine del marzo scorso, gli agenti della Polizia Municipale hanno sottoposto l'autista dell'autocarro agli accertamenti per l'uso di alcol e stupefacenti e gli hanno ritirato contestualmente la patente di guida. Con la nuova legge sull'omicidio stradale, il commento dell'amministrazione comunale riminese, gli enti locali possono e devono seguire con ancora maggiore attenzione l'evolversi giudiziario, non escludendo, qualora ve ne fossero i presupposti nei casi più gravi, di valutare volta per volta la stessa Costituzione come parte civile nel processo. Oltre al reato di omicidio stradale, la nuova normativa ha introdotto anche quello di lesioni personali stradali. In sintesi, per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti e causa la morte di qualcuno, la pena della reclusione va da 5 a 12 anni. Se l'investitore si dimostra lucido e sobrio, ma la sua velocità di guida è il doppio del consentito, la pena va da 4 a 8 anni. In caso di omicidio multiplo la pena può essere triplicata e invece punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi, guidando non sobrio o non lucido, procura lesioni permanenti. Nel caso di lesioni aumentano le pene se chi guida ubriaco o drogato, da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime, se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 grammi su litro o se l'incidente è causato da manovre pericolose, la reclusione sarà da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime. In caso di condanna o patteggiamento per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. La Guardia di Finanza di Pesaro ha denunciato 212 persone coinvolte in un giro di falsi incidenti stradali ai danni delle assicurazioni, tra loro medici, infermieri, avvocati e professionisti che operano nel settore dei risarcimenti assicurativi. Le denunce a vario titolo per associazione a delinquere e danneggiamento fraudolento dei beni assicurati, i militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Pesaro hanno fatto emergere 79 falsi incidenti per incassare i risarcimenti, anche a fronte di traumi fisici inesistenti o dovuti ad altre cause. Censite richieste di risarcimenti danni per circa 1 milione di euro e liquidazione di indennizzi per oltre 600.000 euro. Cambiamo argomento. 42 percorsi triennali di dottorato in ricerca. In attuazione del piano triennale sulle alte competenze, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità, ovvero la manifattura 4.0 di cui l'Emilia-Romagna vuole essere leader. Fondi per formare gli imprenditori e il management delle imprese, 30 milioni per la rete Politecnica, ulteriori 9 per il sostegno all'inserimento al lavoro delle persone con disabilità e 7 al contrasto della dispersione scolastica. Sono alcuni dei provvedimenti del programma
triennale delle politiche formative per il lavoro 2016-2018 della Regione Emilia-Romagna, approvato ieri dall'Assemblea Legislativa, che complessivamente metterà a disposizione 360 milioni di euro in 3 anni per le competenze necessarie alla crescita. Il servizio. Noi non soltanto abbiamo messo oggi a regime, diciamo, la fase post-province, quando erano le province a fare la programmazione, ma le abbiamo integrate in un quadro grande come la regione. Rispetto a questo ci sono diversi interventi, c'è un fortissimo consolidamento degli istituti tecnici superiori che noi vogliamo estendere come numero e anche come specificità. Vi è un grande intervento per quanto riguarda la formazione di base, ma l'elemento chiave oggi è la formazione superiore, cioè il dottorato fatto con le imprese, fatto con le università nella nuova economia digitale. Nuova economia digitale vuol dire portare non soltanto alcune imprese, ma tutto il sistema dentro la nuova economia. Noi finanziamo 42 corsi triennali, quindi 126 borse per creare i nuovi leader della nuova economia. Questo lo facciamo con tutte le imprese oggi di fatto che trascinano le nostre filiere, ma sono anche le imprese che a livello globale sono i nuovi leader. È giovedì e allora eccoci ad una nuova puntata della nostra rubrica dedicata al sano mangiare e alle buone regole dell'alimentazione. Sigla. E oggi la nostra esperta, la dottoressa Alessandra Ravaioli, ci parla di alcuni semi ricchi di vitamine e proteine, spesso capaci anche di sostituire alimenti come per esempio il pesce. Il servizio. I semi della salute che sono, diciamo, quei semini che si trovano ormai in vendita in maniera molto più accentuata rispetto a una volta, che possono essere utilizzati in aggiunta in preparati alimentari. È comunque molto importante conoscerne le caratteristiche in modo da poterli scegliere e da poter così godere dei benefici salutistici che ne derivano. Tra questi semi, ultimamente tra l'altro molto molto utilizzati, sono per esempio i semi di canapa. Semi di canapa che hanno una caratteristica di possedere un'altissima concentrazione di proteine rispetto ad altri, insomma, prodotti analoghi. Quindi addirittura, pensate, contengono 10 aminoacidi diversi, quindi sono ricchissimi di proteine, di acidi grassi essenziali che sono fondamentali, come gli omega 3 e gli omega 6. Tra gli altri semi invece che volevo citare abbiamo i semi di sesamo. Il sesamo, per esempio, ha questa caratteristica di essere la più importante fonte di calcio derivante da prodotti vegetali. Poi ci sono naturalmente tanti altri nutrienti come ferro, magnesio, zinco, fibre vegetali che lo rendono un ottimo elemento nutrizionale da tenere in considerazione. L'ultimo che volevo dirvi è il seme di lino, caratterizzato invece in questo caso dagli omega 3. Anche i semi di lino sono perfetti per vegetariani e vegani perché sostituiscono gli omega 3 che provengono dal pesce, per esempio, no? Certo. E sono quindi, hanno tutti i benefici degli omega 3 che sappiamo, no? Il rischio di patologie di ipertensione, colesterolo, eccetera, eccetera. E a proposito di semi, Alma Verde Bioambiente, come ci racconta l'amministratore delegato Paolo Piazzi, attraverso le sue aziende consorziate mette sul mercato barrette che contengono diversi semi e che hanno caratteristiche che le rendono consigliatissime anche d'estate. Il valore proteico e vitaminico da una parte, ma anche la conservazione che non necessita infatti dell'uso del frigorifero. Il servizio.
Almaverde Bio Ambiente innanzitutto è la società operativa di Almaverde Bio Italia, quindi la società che si preoccupa di vendere i prodotti che non hanno bisogno di temperatura controllata, quindi tutti quei prodotti che non hanno bisogno di frigorifero, se vuole. La società è composta, ha come soci i produttori 5 che si preoccupano di produrre queste referenze, che sono Spadoni, Molino Spadoni, Fruttagel, Besana, Natura Nuova e Ciaclà. Noi tipicamente i prodotti li distribuiamo, li facciamo trovare nei supermercati della distribuzione moderna, quindi per intenderci nelle catene che vanno da Coop a Conad, passano per Auchan e Carrefour, Selex, quindi i supermercati piuttosto che i negozi al dettaglio che vendono prodotti alimentari, quindi ne farei un discorso abbastanza trasversale. Ecco. Le barrette croccanti, due referenze, grano saraceno e semi di canapa una e barretta croccante al miglio e bacche di goji la seconda. E ora, visto anche il clima delle ultime ore, tuffiamoci nel nostro TG Estate. Torna a Rimini per la 32esima edizione dal 9 al 17 luglio Cartoon Club, il festival internazionale del cinema, d'animazione, del fumetto e dei games. Alla kermesse sono attese 100.000 persone dopo i 90.000 visitatori intervenuti lo scorso anno. Ad aprire la manifestazione con un prologo il 30 giugno, il concerto inaugurale di Gente d'altri tempi, Enzo Iannacci, nuove canzoni a colori, e l'anteprima della Notte Rosa con le Wings, Mia, protagonista del Mia and Me, e i personaggi del nuovo cartone Regal Academy. Ci spostiamo, anzi stiamo in Romagna, Punta Marina si appresta ad accogliere il 24, 25 e 26 giugno una splendida 3 giorni in cui verrà festeggiato il 70° anniversario della Repubblica Italiana. Alla manifestazione celebrativa non mancheranno le affascinanti frecce tricolore che coloreranno di rosso, di bianco e di verde il cielo ravennate. Non mancherà neppure un altro affascinante evento organizzato dal Comitato Ricerche Belliche Bunker Tour Ravenna, ovvero la possibilità di visitare i bunker bellici costruiti appunto in epoca di guerra, come ci racconta Bruno Zama, che è tra i componenti di questo comitato, cattivo non soltanto in occasione di questa celebrazione, di questa manifestazione, ma anche durante tutto il corso dell'anno. Il servizio. Da sabato mattina alle 9 siamo presenti alla rotonda di Punta Marina per praticamente fare un'esposizione di materiale bellico che alcuni abitanti della zona hanno portato, riferiti agli aeroporti che erano in zona e riferiti ai bunker che sono rimasti. Bunker che tra l'altro proprio sabato e domenica ogni 2 ore, per cui a partire dalle 9 abbiamo detto di sabato fino alle 19 di domenica, faremo visitare gratuitamente ovviamente tramite il nostro comitato alle persone che saranno in zona, ai turisti, ai ragazzi, alle famiglie e soprattutto alle persone che verranno a visionare le frecce tricolori, i vari elicotteri anche da combattimento, i vari lanci di paracadutisti che saranno effettuati appunto nelle 2 giornate. Ne abbiamo scoperto addirittura uno della Grande Guerra del 1917 a Marina di Ravenna e nel parco pubblico in Viale Cirio Menotti. E successivamente proprio scoperto da noi, nel senso che si pensava fosse della Seconda Guerra invece della Prima Guerra Mondiale. E poi soprattutto ne abbiamo già puliti 17 e scoperti oltre 60 tra Cesenatico e Casal Borsetti, ma quelli che proprio vogliamo fare vedere sabato e domenica sono quelli che abbiamo pulito, abbiamo messo la segnalettica, abbiamo messo tutte le spiegazioni di questi bunker e li faremo visitare soprattutto dall'esterno
nella zona che è proprio della rotonda di Punta Marina. E in 700 metri circa ci sono fortificazioni, denti di drago, che sono quegli sbarramenti anticarro in cemento armato, ovviamente, bunker alti anche 6 metri, per cui diciamo che è una grande Normandia d'Italia, anche molto mantenuta, tra l'altro. E ora vediamo che tempo farà domani. Domani cielo sereno, poco nuvoloso, velature in serata sul settore orientale. Temperature minime attorno a 22 gradi, massimi in lieve aumento attorno a 35 gradi nell'entroterra, inferiori in prossimità della costa. Venti deboli variabili a regime di brezza lungo la costa, mare Adriatico calmo o poco mosso. È tutto anche per questa sera, vi lasciamo all'approfondimento di Oltre la Notizia da Claudio Bolognesi. Una cordiale buona serata a tutti.